Buonasera e benvenuti a Box Salute. In tanti anni che facciamo questo genere di trasmissioni dedicate alla medicina, dedicate alle terapie, non ci è mai capitato di parlare di quelle cure, chiamiamole così, estreme, quando siamo in un momento particolarmente delicato della nostra vita. Sto parlando infatti dei reparti di terapia intensiva o rianimazione, così come sono stati per lunghi anni definiti. Allora, sincerità per sincerità, qualche mese fa, durante una trasmissione che non c'entrava niente con tutto questo, mi è capitato di vedere un'intervista realizzata dalla mia collega in un ospedale che appunto andavamo a conoscere, quello dell'azienda sociosanitaria del Garda, ospedale di Desenzano. L'intervista del responsabile del reparto di rianimazione mi ha particolarmente colpito e ho ripensato alla mia esperienza personale molti anni or sono, nel 2001, nel 2002 circa, in cui sono entrata casualmente in uno di questi reparti, provando delle emozioni fortissime, prevalentemente sconvolgenti, ma nel tempo poi ho ripensato molto a questa esperienza, è stata veramente un'esperienza formativa. Vi auguro di non entrarci mai, né come pazienti né come familiari, però è giusto che noi apriamo quelle porte e incominciamo a capire che cosa sta succedendo, chi sono le persone a cui affidiamo la vita dei nostri cari o la nostra vita, che tipo di cure ci fanno e soprattutto l'evoluzione che il paziente e la famiglia, così come dice il nostro bellissimo titolo, sono ormai al centro di questa medicina intensiva, quindi non sono solo le cure tecnologiche ma anche l'umanizzazione, i nostri sentimenti sono importanti. La persona ideale con cui parlarne è appunto il nostro ospite, che è il dottor Nicola Petrucci. Buonasera, lo saluto e lo ringrazio. Presentandolo vi dico che è dirigente medico e direttore della struttura complessa di anestesia e rianimazione, appunto dell'azienda sociosanitaria territoriale del Garda. Dunque, non siamo mai pronti a parlare di questi argomenti così delicati e questa sera ci siamo chiesti prima, guardandoci anche negli occhi, vero dottor Petrucci, se possiamo arrivare anche a parlare del fine vita. Sembra che la morte in televisione sia un argomento tabù, ma dobbiamo confrontarci anche con questo, che è un po' diciamo l'evoluzione naturale anche della nostra vita, ma qualche volta arriva imprevista, improvvisa. Allora, abbiamo una scaletta nutrita e abbiamo soprattutto questa emozionante possibilità di entrare in questi reparti che fino a qualche anno fa erano estremamente chiusi, vero, dottor Petrucci? Poi qualcosa è cambiato, cioè è partito forse da voi medici, anestesisti, rianimatori, è partito da qualche assessore alla sanità, come ad esempio è avvenuto nella regione Emilia-Romagna, e alcuni di questi reparti da chiusi sono diventati oggi aperti. Cosa significa? Ce lo racconta proprio il nostro ospite, che in prima persona ha vissuto questa evoluzione, rivoluzione anche. Grazie per l'invito e mi permetta innanzitutto di ringraziarla per la sensibilità e per l'apertura e direi anche per il coraggio che lei e la sua e questa emittente dimostrano nel parlare di questo argomento. Io mi auguro davvero che alla fine di questa nostra discussione si tolga un po' quell'alone di cupo, di tetro, direi quasi di misterioso che avvolge questi reparti di terapia intensiva. Per dire che in fondo non è un luogo in cui si va a morire, okay? Ma un luogo in cui il più possibile la vita
familiare e domestica può essere proseguita. La terapia intensiva è un luogo molto peculiare all'interno di un qualunque ospedale. È un luogo in cui fondamentalmente accade un dramma, no? Sono persone che da una vita assolutamente normale o relativamente normale o pressoché normale, improvvisamente, questo è il dato fondamentale, passano ad uno stato di vita quasi artificiale, viene percepita come una vita artificiale, il cui prosieguo non è dato per scontato. E allora all'interno di questo reparto noi abbiamo grandi entusiasmi quando un malato in gravi condizioni va poi bene ed esce con le sue gambe, ma abbiamo anche momenti di grande delusione quando purtroppo siamo sconfitti, capita anche questo. Allora è un reparto in cui c'è tanta umanità, no? E anche il personale si trova ad affrontare situazioni molto stressanti. Allora, dentro un reparto con tanta umanità, perché lasciare l'umanità dei familiari, tutto quello che è l'umanità del paziente fuori? Non ha alcun senso, no? Giusto? Ha ragione, ma fino a qualche anno fa, e poi diciamoci anche il vero, in alcuni reparti ancora nel nostro paese è così, è questa la realtà. Certo. E quello che ho visto io ad esempio a Verona, all'ospedale Borgo Trento, per un mio caso familiare drammatico, è stata una situazione veramente di grande angoscia. Vedevi da una vetrata, mi pare di ricordare che ci fosse un corridoio che circonnavigava appunto questo spazio, e attraverso anche degli altoparlanti, dei semplici microfoni, i familiari tentavano disperatamente di comunicare, ma dall'altra parte non c'era assolutamente niente proprio. Poi, come le dicevo, sono entrata, ho subito il rito della vestizione, quindi giustamente o ingiustamente, non lo so, poi lei ci spiegherà che senso ha essere così disinfettati e vestiti con calzari e tutto quanto, e mi sono sentita catapultata. Qualcuno, leggevo un articolo, l'ha definito come entrare in un'astronave, sicuramente uno spazio molto rarefatto, con molte macchine, con... non so, quasi una visione indescrivibile. Per voi è il quotidiano, ma per una persona che non è mai... E forse è giusto fare questo genere di trasmissioni, perché poi la vita ci sorprende anche in questi casi in maniera molto traumatica. Ecco. La percezione che lei ha avuto è perfetta, nel senso sembra di entrare in un'astronave. Il problema è proprio il gap che c'è tra la vita familiare quotidiana e la vita di questo reparto che sembra assolutamente alieno. È stato dimostrato, e da qui è nato poi tutto il movimento che ha portato all'apertura delle terapie intensive, è stato dimostrato che i malati che escono da una terapia intensiva dopo una degenza relativamente lunga non tornano a vita normale se non nel 25% dei casi. Mi spiego, solo un malato su quattro torna alla vita precedente. Gli altri 75% hanno una vita che è assolutamente diversa. Per esempio, hanno disturbi del sonno, non riescono a tornare ad una vita sociale quale quella precedente, hanno disturbi di memoria, hanno un grande senso di affaticamento e di debolezza muscolare. Quando all'inizio degli anni 2000 sono venuti fuori questi studi, per noi è stato uno shock. Per noi rianimatori è stato uno shock, perché sa, far uscire un malato che è arrivato in gravissime condizioni, portarlo fuori da una terapia intensiva, per noi era un grande successo. È una vittoria, sì. E invece una piccolissima parte di quelle persone poi torna ad una vita normale. Allora, perché questo? No? Il mondo scientifico ha cominciato ad interrogarsi e le risposte sono che questi disturbi cognitivi, questo affaticamento, questo disturbo della memoria, dipende soprattutto dal fatto che all'interno della terapia intensiva si crea questo ambiente che il malato vede come ostile, no? Non c'è più il senso, il ritmo circadiano, sonno, veglia, giorno, notte, i familiari sono tenuti distanti, tutto è estraneo, tutto è visto come ostile, e questo crea inevitabilmente delle alterazioni della personalità. Allora,
si è fatto un discorso di umanizzazione. Proviamo a colmare questo gap. Se mi permette, certo, le dico una mia anche personale esperienza. Molti malati che escono dalla terapia intensiva tornano a trovarci. Okay. Questo è molto bello però. Questo è molto bello e per noi, per il personale, insomma, è molto gratificante. Ma alcuni di questi tornano con una curiosità particolare. Vogliono vedere il volto delle persone che li hanno curati. Perché loro hanno ricordi, molti non ricordano nulla, alcuni hanno ricordi vaghi, indefiniti, ricordano suoni, un timbro della voce, un accento particolare, no? Ma non riescono ad associarli ad un volto. E allora loro arrivano con questa curiosità, vogliono vedere il volto delle persone che li hanno curati. Evidentemente è molto importante che riusciamo ad associare i ricordi, le sensazioni che avevamo, che avevano in questo caso, a un viso reale, a una relazione, certo, vera. Certo. Mostra il tuo volto è una forma di responsabilità, no? Ma quello che mi ha colpito ancora di più è che i ricordi che hanno questi malati che sono rimasti da noi settimane o addirittura mesi. Ah, può succedere questo? Certo, certo. I ricordi diventavano più vividi, più definiti quando avevano accanto i familiari. Ed erano ricordi piacevoli, mentre altri hanno anche ricordi molto spiacevoli. Allora, evidentemente è vero che umanizzare questi reparti fa in modo che i pazienti escano dopo ed hanno una vita il più possibile vicino a quella che era. Certo, prima. Perché questo dato che lei ci ha fornito questa sera è abbastanza, fa riflettere, perché se solo un quarto riesce a riprendere i ritmi normali, una vita tutto sommato tranquilla, l'altro... È un dato sconcertante, no? Insomma. Ammetterà. Vuol dire che resta come un forte disagio e allora bisogna lavorarci come avete deciso di fare voi. Incominciamo anche a fare un distinguo. Prima della sigla ho chiesto al dottore se è giusto fare un distinguo tra terapia intensiva e rianimazione ed è emerso subito che la parola rianimazione a lei non piace tantissimo. Non piace più, è un vecchio termine che evoca un po' l'idea di qualcosa a cui bisogna ridare l'anima, qualcosa che non esiste più e cui bisogna... Preferiamo, però insomma, tradizionalmente sono stati chiamati così e molti ospedali vengono ancora chiamati così. Negli ospedali di nuova generazione questo termine è stato sostituito da quello di terapia intensiva. Intensiva. Bene, quindi non esistono due reparti simili, cioè è un termine diverso per indicare la stessa cosa. Ci può adesso far capire un attimo, poi noi mostreremo ai nostri telespettatori, ricordando che siamo in diretta, quindi anche le vostre telefonate, le vostre testimonianze, quello che pensate su questi, diciamo, questi discorsi che affrontiamo questa sera per la prima volta con un po' di tempo, potete farlo utilizzando il nostro numero in sovraimpressione e poi nell'ultima parte vi chiameremo. Io voglio adesso che il dottor Petrucci ci spieghi che cosa avviene in un reparto come il suo, cioè in che cosa consistono queste cure, questi macchinari che abbiamo definito, anche sembrano un po' misteriosi, un po' alieni, ecco. Noi abbiamo catturato qualche immagine, quello che abbiamo potuto, perché giustamente dovevamo rispettare anche i vostri ritmi, cioè lì voi lavorate, siete proprio contro il tempo, strappate, avete delle vite che sono appese a un filo in sostanza. Affatto. E dovete rinsaldarlo quel filo il più possibile. Ha fatto un'affermazione molto precisa, il tempo. Nella medicina intensiva o nella terapia intensiva, a seguito di un trauma per esempio... Sì, ecco, chi sono i pazienti che generalmente arrivano lì da voi? Sono pazienti che a seguito, la maggior parte sono traumi... Da incidenti quindi incidenti magari... Incidenti stradali o anche incidenti domestici, qualunque tipo di evento traumatico, infezioni moltissime... Ah sì, sta aumentando il numero delle infezioni? Sta aumentando il numero di infezioni che sono difficili da trattare perché gli antibiotici cominciano a essere inefficaci. La famosa antibiotico resistenza. La famosa antibiotico adesso antibiotico sta presentando, sì, il conto purtroppo. E poi ci sono le complicanze di malattie croniche,
malattie cardiache o malattie polmonari. Respiratorie, quindi. Respiratorie, certo, esatto. Sì. C'è un punto, a seguito di un trauma, un'infezione o una evoluzione negativa di queste malattie. Ma ci sono anche gli interventi chirurgici, quelli più sofisticati? Ci sono anche gli interventi. Sono pazienti in transito quelli, sì, però? Sì, interventi chirurgici, però in genere, nella grande maggioranza dei casi, sono delle degenze molto brevi. 24-48 ore. Il tempo, insomma, che di recuperare dall'evento chirurgico traumatico. E anche lì sono ricordi di solito molto, sì, 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 molto, sì, angoscianti. Sarà il famoso il tubo. Sì. Saranno tutti quei fili, quei beep che si sentono. Quindi a seguito di un evento traumatico, infettivo, eccetera, sì, le funzioni vitali cominciano a non essere più autosufficienti. E cominciano a non essere più autosufficienti in forma molto grave, per cui hanno bisogno di un sostegno che non è soltanto farmacologico, ma è anche con l'aiuto di macchine, okay? di macchinari esterni che sostituiscono la funzione fisiologica. Per esempio, un polmone che non riesce più, un torace che non riesce più a ventilare, un polmone che non riesce più a scambiare ossigeno, ha bisogno di una macchina che lo faccia al posto suo. Quello che noi chiamiamo un respiratore automatico, un rene che non riesce più a depurare il sangue, ha bisogno di un rene, chiamiamolo così, artificiale esterno, c'è un'alimentazione artificiale. Quindi mentre il corpo recupera dall'evento traumatico grave o dalla infezione, noi sostituiamo la funzione degli organi vitali curando poi, aspettando poi che tutto il resto venga curato. Nella grande maggioranza dei casi questo avviene, noi poi gradualmente togliamo le macchine esterne per ripristinare la funzione fisiologica. Ci sono dei casi in cui però purtroppo non riusciamo a curare l'infezione, il trauma è stato molto grave o quant'altro. In quel caso le macchine che sostituiscono le funzioni vitali provocano un prolungamento artificiale della vita, quella che insomma, chiamiamo anche life extending. Estendiamo la vita, ma la estendiamo in modo artificiale. E qui entriamo in un campo grigio, in un campo, insomma, una grossa problematica etica. Che cosa fare in questi casi? Mi ricollego al discorso che lei faceva prima, sì, del fine vita. Lì conta tantissimo la relazione di cura, cioè che tipo di rapporto abbiamo instaurato noi con i familiari. Come siamo riusciti ad entrare nel tessuto della sua famiglia per capire anche che intenzione avrebbe avuto il malato in questa situazione. Quindi in un reparto di terapia intensiva quello che noi facciamo è sostenere le funzioni vitali, no? Quando queste non sono più autosufficienti, fino al punto di doverle sostituire con delle macchine. È questo quello che avviene. E quello che lei ci ha lasciato intendere è praticamente che quando arriva il fine vita e si è prolungato l'esistenza, si sta prolungando l'esistenza attraverso l'ausilio dei macchinari, può arrivare il momento anche di compiere una scelta. Certo. E quindi la scelta è quella dell'espianto degli organi, la donazione degli organi, che avviene anche nel vostro reparto. In alcuni casi devono ovviamente ricorrere alcune condizioni, che sono quelle della morte, della cosiddetta morte cerebrale. Qui bisogna che ce la spieghi bene, perché anche per rispondere un po' a quelle polemiche che ancora ci sono di chi è contrario all'espianto degli organi, certo, e che chiama questa operazione... Come la chiama? Aspetti, che ne abbiamo parlato anche per telefono. Beh, insomma, c'è un'associazione che lo vede come una sorta di rapina di cosa non... Depredare non gli organi. La predazione degli organi. Degli organi. Sì, sì. Sì, sì. E quindi la vede come un atto ingiurioso e anche una violenza su quel... Non so più come definirlo, sicuramente ancora un essere, un individuo, un corpo, non lo so. Lo dica lei, ci guidi un po' in questa... materia così delicata. Un corpo viene definito, un organismo viene definito deceduto quando o si ferma il cuore o muore tutto il cervello. E, la morte cardiaca è quella lì classica, l'arresto cardiaco, che insomma, qui credo che non ci siano discussioni.
è stata introdotta poi nel dopoguerra il concetto di morte cerebrale, cioè un organismo però è morto non solo quando si ferma il cuore, ma anche quando tutto il cervello non è più funzionante, anche se il cuore continua a battere. Allora il problema era come accertare che effettivamente tutto il cervello è morto. E sono stati definiti alcuni criteri. Bisogna dire subito questo, che l'Italia ha una legge, il nostro paese ha una legge che è tra le più garantiste al mondo. Oltre all'assenza di una serie di segni neurologici, è necessario che anche l'elettroencefalogramma sia piatto, che il cervello abbia subito un trauma devastante e assolutamente irreversibile. E una commissione formata da 3 medici per 6 ore deve accertare che queste condizioni siano permanenti e definitive. Non è così in tutto il mondo, tant'è che io ho fatto parte di un gruppo di lavoro dell'OMS, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità a Ginevra, dove il cui compito era quello di definire i criteri di morte cerebrale validi in tutto il mondo, dal paese più povero al paese più ricco. È giusto però trovare una universalità su certo, questi temi, su questi concetti così purtroppo estremi. A volte alcune notizie dei media così tendono a fuorviare, stavano per prelevare gli organi, improvvisamente si è svegliato, era in coma profondo e stavano... Eppure si legge, ecco, dottor Petrucci. Però quelle lì sono informazioni sbagliate, perché quelli non sono stati di morte cerebrale, sono stati vegetativi, sono cose molto diverse. È diverso? E sì, capisco che magari per un profano è difficile addentrarsi e capire bene che uno stato vegetativo non è la morte del cervello, è una morte di una parte del cervello. Quindi, tipo in teoria, il caso di Eluana, quello famoso, esatto, era uno stato vegetativo. Esatto, quello lì. La polemica e la battaglia verteva su un altro aspetto, però certo, se è giusto staccare la spina, certo, o certo, tenere in vita queste persone. Poi ne parleremo anche di questo. Ci sono stati vegetativi che possono avere una evoluzione favorevole nel tempo. Ci sono stati vegetativi che non lo hanno e diventano permanenti, ma questo non è... Questi non sono morte cerebrale. Non ci permetteremo mai di proporre un prelievo d'organo ad un soggetto con questa patologia. La morte cerebrale è irreversibile. La morte cerebrale, se non c'è il prelievo d'organo e se non c'è l'arresto delle macchine, nel giro di 48 ore si ferma anche il cuore, 48-72 ore, c'è un po' di variabilità. La legge del nostro paese dice che una volta accertata la morte cerebrale, dopo 6 ore di osservazione... Passate queste 6 ore di osservazione con questa commissione composta da 3 certo, medici rianimatori? No, c'è un rianimatore, c'è un medico legale e c'è un neurologo, quindi sono più figure... Ah, ho capito. Anche esterne, per cui per garantire la massima obiettività. Ecco, poi in questo caso, se i familiari sono d'accordo, se si è instaurato questo diciamo, legame, questa relazione, come lei auspicava, per comprendere anche un po' le intenzioni della persona, si può procedere all'espianto d'organo. Noi abbiamo avuto un caso, che mi piace, se mi permette ricordare. Se vuole sì. Era un caso di morte cerebrale, un soggetto candidabile al prelievo di organi, e abbiamo chiesto ai familiari se erano d'accordo. Immediatamente ci hanno detto no, assolutamente no, proprio una risposta netta, che noi ovviamente siamo tenuti a rispettare. Ciò nonostante, noi non abbiamo cambiato la nostra politica di ingressi, di rianimazione aperta. Bene, dopo 3 ore è tornato uno dei familiari, il figlio nello specifico, e mi ha detto: guardi, siamo entrati, abbiamo visto come lavorate, abbiamo visto come è trattato il nostro familiare, e abbiamo riflettuto e abbiamo cambiato idea. Straordinario davvero. E poi ci hanno lasciato anche uno scritto. Procederemo a leggere qualche cosa, infatti. Certo, e quindi credo che la politica di rianimazione aperta, di umanizzazione, porti anche questi risultati. Ecco,
Chiariamoci, quanti centri esistono di rianimazione aperta nel nostro paese? Facevo accenno prima a un invito, quindi una sorta di sperimentazione in Emilia-Romagna, il vostro centro è in Lombardia. E com'è la situazione nel nostro paese? Cosa intendiamo esattamente per reparti aperti? Il problema è proprio questo, cosa intendiamo per reparti aperti, perché non è soltanto l'aumento del numero di ore in cui i familiari rimangono. Diciamo, in quelli chiusi quanto si può star dentro, si può accedere, perché nel mio caso nel 2002 ad esempio non si entrava, erano permessi eccezionali quelli di poter entrare. Una indagine fatta dal dottor Giannini, che risale però a circa 10 anni fa, nel 3%, nel 96% dei casi bisognava bardarsi di tutto punto. Sì. Le rianimazioni veramente aperte in Italia erano 0,4%. Soltanto nel 36% dei casi veniva chiesto ai familiari di lavarsi le mani prima di entrare e quando insomma si lasciava il reparto in uscita, escono. Quindi La media di apertura del reparto era un'ora al giorno. Ovviamente adesso la situazione è molto cambiata, c'è una tendenza ad aprirsi sempre di più, però quando parliamo di rianimazione aperta, come giustamente accennava lei, bisogna intendersi, non è soltanto l'aumento del numero di ore che uno può stare dentro, può entrare, dentro, ma significa eliminazione di tutte le barriere. Perfetto, allora adesso lei ce lo spiegherà bene e vedremo anche incominceremo a vedere qualche intervista per sapere chi sono, per vedere il volto di questi, possiamo anche definirli angeli, no? Visto che proprio gli stessi pazienti che hanno avuto la fortuna poi di uscire in buona salute da questi reparti hanno espresso il desiderio di vedere il volto di queste persone che in quel caso sono proprio degli angeli custodi. La pausa pubblicitaria, come sapete, è abbastanza veloce, vi consentirà anche di telefonare se volete e se volete restate in nostra compagnia. Ben ritrovati. Allora, come sapete, siamo in diretta e questa sera il nostro tema tratta dell'evoluzione e di quei reparti di rianimazione o terapia intensiva, come li volete chiamare, che fino a qualche anno fa e in alcune zone, in molte zone del nostro paese, ancora in molte parti, in molte regioni, sono ancora delle aree chiuse, dove cioè i familiari, le persone care non hanno accesso, non hanno la possibilità di entrare e di assistere il loro familiare. E adesso ci stavamo intendendo con il dottor Nicola Petrucci, che appunto è il direttore di una di queste strutture complesse di anestesia e rianimazione dell'ospedale di Desenzano, ASST del Garda. Ci stavamo appunto chiedendo che cosa intendiamo per l'essere aperto, se è una questione solo di orario o è anche una mentalità diversa. Se mi permette ancora, posso dire questo, che le cose cambiano dietro un'esperienza che accade, no? Dietro qualcosa che ci ha colpiti sotto il profilo emozionale soprattutto. È difficile che le cose cambino, soprattutto certe abitudini cambino, studiandole a tavolino, cosa bisogna fare. Come fanno i politici che si occupano di politica sanitaria. Allora, a parte quella esperienza di cui le ho parlato prima, dei pazienti che tornano e vogliono vedere il volto, che è una cosa, devo dire, abbastanza emozionante, non solo per loro ma anche per noi. È successo che nel 2011-2012 abbiamo ricoverato un signore giovane, faceva una vita normale, insomma, lavoro, viaggi, improvvisamente è andato in coma per un'infezione molto grave. E abbiamo scoperto poi che dietro questo suo dramma personale c'era il dramma della sua famiglia, perché un suo figliolo molto giovane, adolescente, aveva una malattia che lo avrebbe portato sicuramente alla morte. Okay.
In lei immagini la madre, no? La mamma, che aveva da una parte il bambino, dall'altro il marito, che non poteva vedere. No? E è stato un moto di compassione umana, irrefrenabile, dire ma perché dobbiamo tenere distante? In un momento in cui proprio la cosa che più vorresti fare è tenere la mano al tuo caro. Sì, e... gesti semplici. Sì, esatto, gesti semplici. Sì, una carezza, qualsiasi. Ora abbiamo cominciato a pensare, fisico. Apriamola questa terapia intensiva, no? Apriamo queste porte e adeguiamoci un po' anche a quello che negli ospedali del nord Europa esiste già dagli anni 90, che avevo avuto modo di vedere personalmente. E allora è iniziato tutto un cammino. Rianimazione aperta significa allargare l'orario, significa che i familiari possono entrare dentro senza mettere la maschera, il cappello, il camice di carta, ma semplicemente lavandosi le mani quando entrano e rilavandosele poi quando escono. Perché ritiene che questo gesto del lavarsi è importante? Perché noi trasmettiamo con le mani tutti... È importantissimo, perché uno dei motivi per cui le terapie intensive venivano tenute chiuse, io mi ricordo all'inizio della mia carriera, negli anni, fine anni 80, inizio anni 90, in cui si poteva addirittura rianimazioni in cui non si poteva proprio entrare. Secondo la statistica di cui parlavo prima, il 2% di rianimazioni italiane 10 anni fa erano totalmente chiuse, cioè non si poteva mai entrare. Io mi ricordo. Stessa cosa nei reparti di terapia intensiva neonatale. Io ho avuto una terribile discussione per un mio nipotino e ovviamente poi ho dovuto andarmene. E uno dei motivi per cui si tenevano chiuse era: ma chi viene da fuori porta infezioni, porta sporco, porta così. E, in realtà poi studi scientifici di comprovata validità scientifica hanno dimostrato che questo non è vero, perché le infezioni le trasmettiamo noi che siamo dentro. Le famose infezioni degli ospedali, non in sostanza. Così chiamate. Siamo noi che trasmettiamo da un malato all'altro, o anche noi quando entriamo dentro, perché siamo noi che restiamo lì 8 ore al giorno, 12 ore al giorno e così via. Non sono i familiari che entrano che portano infezioni. E anche il proteggersi, il bardarsi, non ha portato nessun... o rispetto al non farlo non ha portato nessuna differenza. Nessun vantaggio, niente. Tant'è che il paese che ha più rianimazioni aperte, ma aperte davvero 24 ore al giorno, è la Svezia. Il 70% delle terapie intensive svedesi è aperto, ma è anche il paese con minori infezioni in terapia intensiva. È un dato così, no? Strano. Sembra proprio contraddire quella che è la convinzione comune. Certo. L'altra obiezione è stata: ma entrano i familiari, intralciano il lavoro. Guardano quello che facciamo, giudicano quello che facciamo. Bisogna rompere anche questo modo di pensare, questa abitudine. In realtà è successo esattamente il contrario, ovvero i familiari entrano, guardano quello che facciamo, ma noi lavoriamo onestamente e lavoriamo con il nostro personale lavora con il massimo dell'impegno. Allora, quando vedono che come si lavora all'interno di una terapia intensiva, sono loro che dicono: ma vai a prenderti un caffè, fermati un attimo. Esattamente il contrario della paura che c'era prima, cioè che non si prodigassero abbastanza. Incominciamo, dottore Petrucci, ad ascoltare qualche intervista, poi assisteremo insieme alla lettura di qualche lettera, qualche testimonianza, insomma. Non possiamo ovviamente avere i pazienti, anche per motivi di privacy, così, però qualche cosa che ci faccia capire e approfondire ancora di più. Vediamo allora il primo di questi angeli. Ecco, penso che si chiami proprio anche Angela di nome di fatto. Angela Ferretti, che è coordinatrice infermieristica della terapia intensiva. Prego. L'ambiente ospedaliero che diventa quasi domestico e familiare qui all'ospedale di Desenzano del Garda, ormai è da molto tempo che si è attuato questo approccio e voi siete stati i fautori di questa trasformazione, di questa terapia intensiva aperta. Sì, ormai è qualche anno che abbiamo dato il via a questo progetto, grazie al nostro direttore di unità operativa e grazie anche alla grande collaborazione di tutti gli infermieri. È un lavoro
su cui abbiamo investito tantissimo perché crediamo molto nell'aspetto comunicativo e relazionale. La terapia intensiva non è solo tecnologia, però è anche comunicazione e gestione di tutti gli aspetti che riguardano un po' gli affetti delle persone. Noi abbiamo ricoverate persone che sono degli affetti per le famiglie e quindi dobbiamo farci carico un po' anche di questi aspetti. Certo, si tratta di un vero e proprio approccio terapeutico, così lo possiamo definire, che chiaramente implica anche da parte vostra un coinvolgimento maggiore, perché siete voi i primi a ricevere i familiari ai quali dovete appunto comunicare quali sono le condizioni spesso molto gravi dei loro cari. Certo, sono il momento del colloquio con la famiglia, è sempre un momento molto impegnativo per il medico e per me che sono il coordinatore infermieristico, ma anche per i miei infermieri quando sono presenti al colloquio. Spesso le notizie che devono essere date purtroppo in prima battuta sono notizie drammatiche e quindi dobbiamo essere di grande sostegno alla famiglia. Questo chiaramente comporta comunque anche un nostro, tra virgolette, coinvolgimento, perché si entra nella vita delle persone all'improvviso con un evento spesso drammatico e quindi dobbiamo farci un po' carico di tutti questi aspetti, che chiaramente poi andiamo a metabolizzare poi tra di noi parlandone, facendo degli incontri di debriefing proprio per gestire questi aspetti relazionali che sono importantissimi. Diciamo che la relazione è quella che governa un po' tutto il rapporto che si crea con la famiglia dal momento in cui ti arriva il paziente al momento in cui poi lo trasferisci o lo dimetti. E la relazione è un momento di cura importantissimo comunque, perché ha un peso non indifferente in tutto quello che è l'approccio a quello che è la malattia, il paziente e la sua famiglia. Immagino che inizialmente ci sia stato un po' di scetticismo anche da parte degli stessi familiari, perché si aveva questo concetto di una terapia intensiva che doveva essere necessariamente sigillata, chiusa, perché appunto c'era il problema che si sta trattando appunto con pazienti davvero molto particolari. Sì, allora all'inizio questa proposta ha stupito e ha creato delle resistenze all'inizio anche tra di noi, perché chiaramente era un approccio nuovo e diverso alla gestione del paziente critico. In realtà è un approccio vincente e lo è anche per la famiglia, perché almeno nell'esperienza di questi anni abbiamo visto che è stato di grande conforto per la famiglia avere questo momento di colloquio dedicato e avere poi tutto questo spazio nella relazione con il proprio caro. Aiuta molto a capire anche il lavoro che facciamo, perché molto spesso si chiudono le porte e tutti si chiedono cosa fanno dietro quelle porte, perché in realtà poi uno entra, si vede tutte queste apparecchiature, il paziente intubato, tutta questa grande tecnologia e nel momento in cui invece rimane qui con noi capisce come lavoriamo, cosa facciamo, che impegno ci mettiamo e spesso siamo molto gratificati dalla famiglia, dal paziente, ci sono pazienti che tornano nel tempo a salutarci anche negli anni e secondo me questa è la gratificazione più grande. Certo, perché negli ultimi anni c'è questa tendenza assolutamente positiva di raccontare assolutamente la verità e quindi di non celarsi dietro, diciamo così, delle false aspettative che poi magari vengono disattese, e questo anche è importante. È importantissimo e sono i familiari stessi che ci chiedono di non essere truffati, tra virgolette, usiamo questo termine che magari non è adeguato, ma rende l'idea di come si sente la persona quando riceve delle comunicazioni che non rispondono a quella che è la realtà. Siamo già in una situazione drammatica, per cui non si può mentire su quella che, su quelle che sono le condizioni del paziente, bisogna essere sinceri. Lo si è, con difficoltà, perché a volte non è facile chiaramente dare certe comunicazioni, però vedo che la famiglia apprezza molto questo aspetto. Ci ringraziano e anzi sono i primi a dirci: vogliamo sapere come stanno le cose, è inutile che ci diciate cose per addolcire quella che è la situazione, perché non ha senso. E credo che questo sia anche questo è una forma di riconoscimento, perché non è facile essere sinceri, dire le cose come stanno, dirle nella maniera giusta, devi avere anche l'approccio giusto per comunicare una notizia.
insomma, spesso anche per noi è difficile e magari ci prepariamo prima, ci confrontiamo e diciamo, non so, forse è meglio che ci approcciamo in questo modo, è meglio che glielo diciamo in quest'altro modo, li accompagniamo quando entrano magari il primo giorno che entrano, il primo incontro, e gli spieghiamo magari quello che, perché trovano una serie di accessi vascolari, perché trovano un tubo, perché trovano una macchina, perché vedono il loro familiare in queste condizioni, ecco. E questo mi sembra che sia di grande conforto per tutti i familiari. Lei immagino abbia vissuto le porte chiuse e poi le porte aperte. Dal punto di vista così del paziente, che cosa è cambiato? Allora, dal punto di vista del paziente, per noi, vabbè, per il nostro lavoro si è caricato chiaramente di questo aspetto, di questo aspetto relazionale che è importante, per cui tutti i miei infermieri chiaramente quando nell'arco del pomeriggio si confrontano con i familiari si fanno carico anche di questa gestione, di questo aspetto, che non è sempre semplice, perché c'è il familiare che è più compliante, c'è quello che è più spaventato, quello che è più ansioso, e chiaramente oltre a dover fare comunque tutto il tuo lavoro, gestire i pazienti, le terapie, le tecnologie, hai anche questo aspetto relazionale che si fa strada e che devi gestire. C'è da dire che mi sembra, e magari potremmo chiedere poi a qualcuno dei miei infermieri, che spiegare le cose come stanno i familiari e fargli capire che percorso sta facendo il loro caro aiuta tantissimo poi a gestire nei giorni successivi quella che può essere la tensione di quando entrano i familiari, perché diventano anche loro quasi famiglia, nel senso che le domande diventano sempre di meno perché ormai le risposte sono state date. Senta, avete avuto dei casi disperati che invece ce l'hanno fatta? Sì, per fortuna sì, ce ne sono anche tanti, voglio dire, e questo per noi è una soddisfazione enorme, una soddisfazione molto grande, soprattutto poi se le persone rimangono ricoverate da noi per tanto tempo si instaura proprio un rapporto familiare, un rapporto quasi di amicizia con le famiglie che entrano, che vengono tutti i giorni, per tanti giorni, magari anche per qualche mese. E io ricordo sempre la frase della figlia di una paziente che abbiamo avuto, che secondo me è un po' emblematica, no? Dice, descrive un po' quello che è il sentirsi accolti in terapia intensiva. Diciamo che lei diceva sempre la cosa che, anche se è un po' paradossale, è che quando io vengo qui mi sento a casa. E quindi questo secondo me è un grandissimo riconoscimento al lavoro di tutti, degli infermieri, dei medici, di tutta l'equipe. Bene, questa era la più ampia delle interviste che abbiamo realizzato, le altre saranno più brevi, però era necessaria perché ci ha chiarito bene tanti, tanti aspetti, perché anche dal vostro punto di vista la gestione di questi pazienti, a parte che sono estremamente complessi da un punto di vista medico, ma saranno per la maggior parte non coscienti anche, o c'è qualcuno? Sta toccando un altro aspetto molto estremamente interessante che sta cambiando moltissimo anche in questi ultimi anni. Tutti pensano che il malato in rianimazione sia un malato in coma. Sì, che non sente. Non... malato non cosciente o malato artificialmente sedato, il cosiddetto coma farmacologico. Sì. No? Si sente anche in televisione, tanto il paziente oggi è in coma farmacologico. Questo è sempre meno vero, nel senso che i nostri malati sono sempre meno sedati, a meno che non sia strettamente necessario, i malati tendiamo a tenerli svegli. E non sarà emotivamente pesante per loro, svegli in questa situazione? Sì, questo è quello che abbiamo sempre pensato. In realtà non è così, perché è proprio la sedazione e i farmaci che usiamo per la sedazione che possono scatenare quello che noi chiamiamo il delirium, il delirio, cioè quell'alterazione mentale, cognitiva, che poi si fa sentire, che si fa sentire quando poi escono fuori, quando poi escono fuori. Allora, a parte che anche nel malato in coma noi non sappiamo in realtà che cosa percepisce, parliamo ovviamente non di coma profondo o di morte cerebrale. Sì, perché sennò ritorniamo al tema anche degli espianti degli organi che dovremo di nuovo affrontare. È un'esperienza comune nostra, malati in coma che piangono, lacrimano a seguito di alcuni stimoli particolari. Ora, se questa è percezione, se questo è un riflesso, è difficile dirlo.
però cosa realmente percepisce un cervello in coma è molto difficile. Del motivo per cui noi abbiamo introdotto stimoli sensoriali anche in malati considerati comatosi o poco coscienti. E quindi ci stiamo. E in che cosa consistono questi stimoli sensoriali? La musica. Spero che mi darà l'occasione di parlarne. L'abbiamo anche in scaletta, avremo, ascolteremo anche. Ma quello che diceva la nostra coordinatrice, che ha toccato alcuni punti molto importanti, la relazione. La relazione è uno strumento terapeutico. Allora, siamo passati da una fase in cui il medico era una figura paternalistica, no? Sacrale, ieratica. Io dico quello che tu devi fare, va bene, il medico dice, e il malato subisce passivamente. E questa è la figura classica del medico. Ad una invece, che si è sviluppata poi negli anni, fine anni 2000, soprattutto fra i medici di base americani, in cui si è cominciato a pensare, ma forse il malato conosce la sua malattia meglio del medico, per alcuni aspetti, quindi ascoltiamolo. L'hanno chiamato empowerment del paziente. Ma c'è stata un'ulteriore evoluzione in cui l'equipe medica, il familiare e il paziente costituiscono un triangolo che è una vera e propria alleanza terapeutica. Questa relazione di cura è diventata un vero e proprio strumento terapeutico che ha portato nei malati di terapia intensiva ad un miglioramento anche del loro esito finale. E questo sono dati anche dimostrati. Ci sono rianimazioni, alcune rianimazioni dove addirittura i malati non vengono mai sedati, sono rianimazioni straniere, magari sono più estreme come diciamo. Questo non vuol dire che però non siano lasciati al dolore, a soffrire. Parliamo di sedazione, ma ecco, perché l'analgesia quella viene sempre praticata. È una posizione questa qui secondo me troppo estrema, ci sono casi in cui la sedazione serve, ma prima erano tutti sedati i nostri, fino a qualche decennio fa erano tutti sedati, sì, adesso non più. E la relazione, usare la relazione di cura come strumento terapeutico significa che i familiari partecipano al processo di cura. Noi, è una cosa coraggiosa ma bellissima. Quando i familiari sono dentro, gli infermieri continuano a fare il nursing nelle loro manovre semplici, elementari, sì, di base, con il familiare dentro. Quindi non sono d'intralcio come si pensava una volta, esatto, i familiari. Ecco, lei diceva che solo in alcuni casi i familiari possono restare anche durante la notte, sono i casi diciamo quelli più delicati. Purtroppo poi come vedremo anche i bambini finiscono in questi reparti e quindi lì diciamo, l'angoscia aumenta ancora di più. E però nell'arco della giornata c'è una grande flessibilità, cioè si può, non ci sono orari da rispettare, non ci sono regole così estreme. Abbiamo visto che si sono messi solo i calzari, sì, li avrete, esatto, fatto, sì, appunto, sì, lavare, sì, le, sì, mani, sì, penso, sì, con quel, sì, liquido germicida. E una rianimazione aperta non significa rianimazione senza regole. No, immagino. Ovviamente. Quindi vietiamo ovviamente l'uso di cellulari, così non bisogna accalcarsi molte persone intorno ad un letto. Poi c'è anche una personalizzazione. Però non si entra nemmeno uno alla volta. No, due anche alla volta. Due alla volta. Poi dipende ovviamente dagli spazi, come dicevamo prima, che un reparto ha a sua disposizione. Noi, e i pazienti sono vestiti o come ho visto io tutti nudi in sostanza? No, i pazienti hanno in genere, dipende ovviamente dal malato, o hanno un camicione. Sì, quel classico. Sì. Oppure sono nudi ma coperti. Coperti, ovviamente, sì, anche, sì, perché bisogna mantenere la normotermia. Ah sì, no, giusto, anche quello è vero, cioè quindi un po' di calore dato dalle copertine, giusto? C'è anche un pudore, che deve essere rispettato. Come anche la dignità, ecco, è rispettata, esatto, della, perfetto, persona. Infatti, come vede, lì ci sono delle tende che possono essere estese fino a chiudere tutto quanto il box, e quando il familiare entra dentro non vede il suo familiare e basta. Senza appunto dover, lo trovo molto giusto. Quindi c'è stata c'è stato un rispetto, diciamo, della privacy del paziente, ma comunque consentendo al familiare di stare vicino. E quando sono dentro possono toccarlo, possono parlargli, possono stimolarlo. Questo è
Migliora sicuramente l'auto. Certo, e quanto ha migliorato voi? Si è sempre detto che i rianimatori e il personale anche infermieristico, insomma le persone che vivono la loro giornata lavorativa in questi ambienti soffrono poi loro stessi di turbe, diciamo, psicologiche, stress, come si chiama? Burnout. Burnout, sì. Appunto. Sì. Quanto ha migliorato anche proprio questo, perché non è un ambiente semplice, cioè è bello pensare che uno uscito lasci tutti questi problemi e non porti a casa il suo lavoro, ecco, sì. Mai, che poi il vostro è così delicato, così complesso che potrebbe inficiare anche le altre vostre relazioni esterne. Allora, tutto il processo di apertura della terapia intensiva, che è stato lungo, ha coinvolto anche psicologi, cioè non è stato assolutamente facile, ci ha portato dei benefici anche insperati. Cioè, abbiamo dovuto introdurre una figura che prima non c'era, lo psicologo. Noi abbiamo uno psicologo che fa parte di un piano formativo che la nostra azienda ci ha sempre concesso, e che incontra i nostri infermieri e anche i medici insieme, in gruppi, dove vengono esplicitati i problemi, i drammi, lo stress. E con nostra grande sorpresa vengono fuori anche situazioni inaspettate. Si conosce l'altro in una forma inimmaginabile in questi gruppi, e questo aiuta moltissimo anche la comunicazione nel lavoro. Eh sì, che è importante. E questo psicologo, perché voi dovete essere proprio un team di lavoro, certo, molto affiatato. Questa figura dello psicologo lo abbiamo anche utilizzato a volte nel colloquio con i familiari, perché un'altra caratteristica della nostra rianimazione aperta è che il colloquio con il familiare prende molto tempo. Si sviscerano tutti i problemi, si cerca di entrare nel vissuto anche familiare, ma lo psicologo partecipa e ci dà dei consigli fondamentali, a volte partecipa quando lo riteniamo necessario, ci dà dei consigli molto utili, ci dice come approcciare, ci dice come rispondere, ci dà anche a volte dei consigli sul linguaggio del corpo che hanno i familiari. L'introduzione di questa figura che è stata grazie all'apertura della terapia intensiva, ha portato ha anche dei, tutto, dei benefici anche nell'affronto dello stress del personale. Eh sì, perché sicuramente stress ci sarà, perché è un lavoro non in più. Credo che si possa essere proprio completamente insensibili, ci sarà molta professionalità e forse anche un po' di ripetitività, però siamo sempre a un passaggio molto estremo della vita. È stato difficile introdurla, introdurre questo modello, perché c'erano delle abitudini consolidate che è stato difficile smontare. Lei sa, c'è una famosa opera shakespeariana, Enrico IV, dove il re, davanti ad una cosa che non riusciva a fare, dice: è più facile perdere un regno che un'abitudine. Questa frase sì, l'ho sentita. È molto vera. Ed è vero, guardi come siamo ancorati alle nostre abitudini, davvero, siamo arroccati alle nostre abitudini. Allora, io procederei adesso, visto che abbiamo toccato il tema delicatissimo della donazione degli organi, che in questo caso non funzionano ancora, non esistono ancora bene i testamenti biologici, per cui, come dice giustamente lei, bisogna un po' sondare anche le intenzioni della persona che sta morendo attraverso anche la volontà dei familiari, ecco così. Allora, adesso sentiamo insieme una lettera che è stata da noi titolata Lettera ad un donatore sconosciuto. Ecco, poi ritorneremo su questi passaggi, però intanto ascoltiamo. Ciao, eccomi qua. Finalmente ho trovato il coraggio di scriverti e lo faccio con l'intenzione di sfogarmi una volta per tutte. Prima di tutto volevo ringraziarti. Non è da tutti fare quello che hai fatto tu. E chissà se quando hai deciso o chi lo ha fatto per te avresti mai immaginato di avere a che fare con me. Il tuo gesto mi ha ridato la vita, una vita che io avevo buttato via.
e solo quando non avrei più potuto riprendermela ho capito quanto fosse importante continuare a vivere, ma solo grazie a te ho potuto riprendermi e capire com'ero ridotto. Solo la tua morte ha potuto ridare la vita a me. Io vorrei sapere molte cose di te. Vorrei sapere dei tuoi genitori, della tua famiglia, se eri sposato, se avevi figli, se eri giovane, se eri uomo o donna. Insomma, tante cose che non saprò mai. È difficile scrivere a chi sai che non ti risponderà mai. So che a tutte le mie domande dovrò rispondere da solo e dovrò poco alla volta costruirti, come ti immagino. Ma una cosa ti garantisco, che sarà la persona più bella del mondo, perché io ti costruirò. Così, dentro di me, e insieme andremo avanti, io e te, per il resto della nostra vita, e io cercherò di rispettarti il più possibile per essere degno di te. E quando avrò l'occasione, dirò a tutti che la tua vita non è stata buttata via con la tua morte e che il tuo gesto deve essere un esempio per quelli che non hanno mai pensato alla donazione. Un giorno ci reincontreremo e allora ti offrirò un caffè. Te lo devo. Ecco, è una delle lettere che vi arrivano e che sicuramente sono molto molto profonde. Questa lettera esprime una curiosità naturale, un desiderio naturale di conoscere qualcosa di più della persona da cui è arrivato l'organo, della sua famiglia. E d'altra parte c'è una famiglia che a volte vorrebbe sapere e voi siete l'unico punto di incontro, un punto di passaggio. Ma adesso dobbiamo restituire di nuovo la linea, poi se volete parliamo anche di questi argomenti. 2 minuti di pubblicità, poi di nuovo insieme. Mi farebbe piacere ricevere qualche telefonata anche di commenti o di esperienze vostre. Bene, eccoci qua, e il box salute questa sera vi parla di terapia intensiva, di rianimazione. Lo facciamo attraverso l'esperienza proprio personale, professionale, diretta del direttore di una di queste strutture complesse di anestesia e rianimazione, che è il dottor Nicola Petrucci, che trovo essere un interlocutore perfetto per noi, perché ci racconta proprio tutto e il processo che ha portato, le emozioni provate, il coinvolgimento del personale, anche eventuali difficoltà, perché non è che uno ha la bacchetta magica e dall'oggi al domani va bene, apro il reparto e sia così. Immagino sia stato faticoso, laborioso, ma necessario, È stato sicuramente necessario, laborioso, ho detto bene. Abbiamo dovuto programmare una serie di passaggi. Il primo, importante, molto spesso sottovalutato, è che anche l'ambiente deve eliminare quell'aspetto tetro, cupo, di un posto magari dove c'è poca luce, dove... Quello che ho visto io. Esatto. E quindi abbiamo dato luogo ad un rinnovamento degli ambienti. In questo devo dire che la nostra azienda ci è stata sempre molto vicino. Noi abbiamo un ufficio comfort che si occupa di questi aspetti in tutto l'ospedale, ma nel nostro caso in particolare. E poi abbiamo fatto una cosa molto interessante. Con un gruppo di privati abbiamo affidato ad un gruppo di privati il compito di affrescare le pareti della terapia intensiva e anche il soffitto. Professionisti, gente che in genere lavora in musei, chiese, restaura, per il 50%. A questo si riferisce? Esatto, sì, questo qui. Ah, stavo infatti pensando. Il 50%. Quindi, artisti, restauratori, artisti. Decoratori, veri? Sì, ma un effetto quasi tridimensionale, vede? Sì. Per il 50% è stato finanziato dalla nostra azienda, per il 50% da aziende private. Una bella operazione. Un'opera molto, molto bella. Poi avevamo affrescato anche i soffitti, quelli là nella ristrutturazione
ulteriore abbiamo dovuto cambiarli, ma c'era uno sfondo di cielo con gli uccelli gabbiani, dava un'aria di un senso di apertura dell'ambiente che anche molti malati apprezzavano, perché lei deve immaginare il paziente 24 ore fermo che guarda il soffitto. Non è bello. No. Non è bello. Allora avere un po' di colore, un po' di luce è stato molto utile. E in questo devo dire che la nostra azienda ci è venuta sempre molto favorevolmente. Quindi è stata proprio un passaggio chiave, diciamo, quello di lavorare proprio sugli ambienti, anche perché di ristrutturarli e di trasformarli. C'è un altro aspetto che a me era molto caro, cioè che il personale, chi lavora lì dentro, deve lavorare in un ambiente dignitoso, perché se lavori in un ambiente bello, è più bello anche lavorare. Questa regola vale per tutti, Questa regola vale sicuramente per tutti. Ancora di più in quell'ambiente che è una specie di cripta da cui non si esce, il personale quantomeno non esce, per cui deve vivere in un ambiente dove è bello lavorare, quindi luminoso, accogliente, nuovo, pulito. Quello che abbiamo visto dalle immagini, infatti. Poi avete fatto qualcosa anche di molto, molto bello, molto speciale anche per i vostri pazientini, per i bambini. Io direi che se la regia vuole collaborare, andiamo, nel senso che ribalto sempre le scalette, lo sapete, andrei a sentire l'infermiere professionale Anthony Faletti, che incomincia a parlarci proprio dell'approccio con i bambini. Saranno ovviamente una percentuale molto piccola rispetto al numero dei vostri pazienti, però per loro ancora un'attenzione più particolare, che poi vedremo che si esplica anche con qualcosa di molto piacevole per i bambini. Intanto incominciamo a sentire l'infermiere Faletti. È molto importante creare un approccio empatico, cioè stabilire un contatto soprattutto visivo tra noi e il bambino. Infatti quando arriva il bambino, a differenza degli altri pazienti, siamo noi che andiamo ad accoglierlo, presentandoci e cercando di creare subito un rapporto di fiducia. È molto importante coi bambini che non ci sia confusione, ma che in una persona barra due riescano a ritrovare un po' la sicurezza, perché comunque un'operazione per un bambino, uno, comporta il distacco dal genitore, quindi viene in un luogo con gente sconosciuta, quindi è molto importante per il bambino capire di chi si possa fidare. Quindi noi, accogliendolo in prima persona, portandolo e confrontandoci in un rapporto 2-1-2 massimo, riusciamo a tranquillizzarlo, quindi ci aiutiamo subito con i suoi giochi, che è una cosa importante, glieli lasciamo vicini, cerchiamo di creare delle cose goliardiche come può essere il palloncino. Molte volte noi mettiamo nel monitoraggio, mettiamo dei bottoncini per poter attaccare poi l'elettrocardiogramma, e giocando sul fattore che assomigliano a una medaglietta, anche qui nell'affrontare la parte più critica, che è l'agopuntura, perché dobbiamo mettere un accesso venoso per poter eseguire l'intervento, tramite questo gioco della medaglina motiviamo il bambino a superare questo momento. Quindi col gioco, non ti preoccupare che se fai il bravo vinci queste 3 medagliette, vedi anche nel bambino, grazie a questi premi, pseudopremi più il cartone, ricrei un po' quella sorta di gioco, di essere a casa, di essere comunque in un luogo protetto nonostante non ci sia la presenza del genitore. Insomma, bisogna cercare di creare un veicolo comunicativo che diciamo così stemperi un po' la tensione sia da parte del bambino, ma immagino anche dei genitori, delle mamme stesse. È molto importante presentarsi anche al genitore, perché il bambino vive con gli occhi del genitore. Se il genitore, tramite appunto questo confronto, questo rapporto empatico anche con il professionista, una volta tranquillizzato il genitore, il bambino di dirimpetto capisce che tu sei una persona di cui ci si può fidare. Quindi è molto importante stabilire il contatto genitore e di conseguenza verticalmente anche al figlio. Ecco, mi chiedo,
Come arrivano da voi i bambini? Per interventi chirurgici, per dover affrontare interventi chirurgici o bambini anche loro da incidenti? O... Allora, la nostra non è una rianimazione pediatrica, è una rianimazione per adulti, perché la rianimazione pediatrica è all'ospedale civile di Brescia. Ci è capitato qualche adolescente, sì, però diciamo non è la regola, in terapia intensiva. In sala operatoria sì, operiamo bambini dai 3 anni in su. Quindi questo era riferito più ambiente, al pre-intervento, sì. Cioè alla sala... Quello che si vedeva nel... Abbiamo visto i cartoni animati monitor, infatti. Nel vostro filmato è un ambiente che abbiamo creato nel nuovo blocco operatorio dove arrivano tutti i malati che devono essere sottoposti a intervento. C'è un angolo, c'è una zona riservata ai bambini. Il problema più importante, il problema più difficile, diciamo così, per noi era tranquillizzare il bambino. Prima dell'intervento? Prima dell'intervento, perché l'intervento, il distacco dalla mamma è un trauma. Caspita. È un trauma, c'è poco da fare. E allora anche se vengono accompagnati dalla mamma fin dentro, però poi quando viene il momento, esatto. Vedono le persone mascherate, vedono gli aghi, vedono che cercano di tenerlo fermo, inevitabilmente il bimbo si agita e per noi diventa tutto più difficile. Esistono dei farmaci che li tengono buoni, ma un giorno è successo che una mia collega ad un bambino agitatissimo gli ha dato in mano un iPhone con su Peppa Pig, e lui si è improvvisamente calmato. è nata l'idea. Ricorriamo casi estremi anche ai cartoni animati. Allora abbiamo detto, siccome stavamo rifacendo tutto il blocco operatorio, mettiamo degli schermi dove facciamo andare dei cartoni animati. Sono efficacissimi e il bambino si tranquillizza. Perché? Perché ritrova un elemento dell'ambiente familiare. Giusto. Quindi dice, ma non mi trovo in un posto alieno, estraneo, c'è qualcosa che assomiglia a casa mia, quindi si tranquillizzano immediatamente. Possiamo immaginare, se è già uno shock per noi adulti, per un bambino sicuramente lo sarà peggio. Vogliamo proseguire adesso leggendo un'altra lettera, perché attraverso le parole, le testimonianze, le frasi di chi si è trovato, si è catapultato all'improvviso in questa realtà, ma ha scoperto che c'è un'umanità anche in chi presta le cure, in chi presta questi, diciamo, sono terapie estreme le vostre, quelle che ci avete mostrato, però il lato umano quello non deve mancare, infatti con le trasformazioni dei reparti si è tenuto molto a questo. Sentiamola insieme, questa volta è letta proprio da Barbara Appiani, che è poi la giornalista che avete visto realizzare queste interviste. La verità è quando si è imparato a morire, si è imparato a vivere. Abbiamo provato molto sconcerto nell'appoggiare il piede in quel posto che si chiama sala di rianimazione, quasi come ci si trovasse ad abbandonare la Terra per entrare in un pianeta sconosciuto. Ci siamo sentite catapultate da una vita normale ad una fatta di fili, barelle, corse alla ripresa di cuori che hanno deciso di fermarsi, arrivate con un cuore carico di spavento ma ancora pieno di speranze, ci siamo trovate davanti al corpo di nostro padre ancora vivo ma così lontano da noi, dal mondo terreno. In 5 minuti ti cambia la vita, cambi tu l'ordine delle cose e da lì comincia un calvario pieno di speranza, cedimento, poi ancora speranza, pianto ed infine rassegnazione per quella cruda realtà che hai di fronte. Ed eccoti davanti ad un medico che ti dice ciò che non vorresti sentire, in quel momento vorresti estraniarti, ti arrabbi ingiustamente con quel camice bianco che non si può inventare bugie per farti star bene. In quel momento capisci anche quanto possa essere difficile per un medico instaurare un rapporto con il parente in coma, in pericolo di vita. Pendi dalle labbra di quel medico che ti mette davanti al quadro clinico ogni giorno alla stessa ora, un colloquio dal quale esci sconfitto perché non vuoi vedere la realtà con gli occhi di un medico, ma con il cuore di figlia. Poi ti trovi in una sala d'aspetto e davanti a te altre persone disperate come te. Non sai chi sono, ma sai che hai bisogno di loro. Comincia a parlare con loro, perché solo chi prova la tua paura può capirti.
E da qui comincia la condivisione del dolore. Da quel dolore nasce una fortissima solidarietà tra famiglie. Persone di cui prima ignoravi completamente l'esistenza sono lì con te a porgerti una spalla dove piangere, ma anche sorridere. Sì, perché abbiamo anche sorriso, ricordato e condiviso i momenti belli del passato. Ognuno di noi ha portato dentro quell'ambiente così pesante il bagaglio dei ricordi. Già, i ricordi come fotografie scattate e che ora sembrano di colpo così lontane, mentre io e Daniela rivediamo il papà nell'orto tutto sudato mentre pianta pomodori e che sorride con i suoi nipoti, Silvia e Lara rivedono il loro dal balcone del ristorante, fiero della sua attività. Poi li guardiamo inermi nel letto e ti fai mille domande. Da qui arriva la consapevolezza di come stavi bene prima, ma nella frenesia del quotidiano non ti accorgi, ti accorgi solo in quell'ambiente di silenzio e compostezza. Da quel giorno passi i pomeriggi guardando i valori della macchina che tiene in vita il tuo caro e cerchi conforto nel sorriso dell'infermiere, aspettando un segno di vita da tuo padre che non arriva, che non è mai arrivato. Nella rabbia e nel dolore ti accorgi di quanta umanità sia fatto quell'ambiente. Abbiamo visto infermieri impegnatissimi nel lavoro fermarsi accanto a te per darti conforto. Abbiamo instaurato un rapporto bellissimo tra noi famiglia perché abbiamo trovato il modo per vedere un po' di luce in quel tunnel. Ci siamo rispettati ed il fatto di aver convissuto molte ore in quella stanza non ha mai disturbato il pensiero ed il silenzio dell'altro. Abbiamo gioito nel vedere che un ragazzo disabile ce l'ha fatta e tuttora siamo in contatto con la mamma. Abbiamo anche devoluto un'offerta in memoria di mio papà all'associazione che si occupa di quei ragazzi disabili. Ci sentiamo tutte le settimane con la loro famiglia. Quando li sento sto bene, è un pezzetto di mio padre che ritorna. Bene, molto bella. Il dottor Nicola Petrucci ci tiene a sottolineare che sono lettere vere. Certo. Sono scritte talmente bene che sembrano pezzi di romanzi, ecco, scritti di uno scrittore. Invece sono scritti di pugno proprio da familiari o nel caso della lettera di prima. Ce ne sarebbero tante altre, noi ne abbiamo potute passare soltanto due, così come adesso vi passeremo anche una clip dove si vede musica, ma musica live amatoriale. Mi spieghi meglio perché è entrata anche la musica? Sì, abbiamo tutti l'immagine che per far ritornare dal coma, magari riascoltare una canzone che piaceva tanto, questo lo abbiamo letto, si sveglia sentendo la canzone, che ne so, di Gianni Morandi o qualche autore più moderno, se sono giovani, ecco. Nell'ambito delle stimolazioni sensoriali, quello che citava prima, sì, di cui si parlava prima, in genere la cosa più semplice è mettere dei diffusori, degli altoparlanti, e far andare della musica. Però abbiamo pensato ad un passaggio in più, no? Proprio perché magari credo sia utile a volte osare. E allora mi è venuto in mente questo, creiamo un ambiente che sia il più possibile vicino a quello domestico, torniamo sempre sullo stesso principio, portiamo dei musicisti dal vivo che hanno un impatto molto diverso dall'altoparlante, ovviamente, no? Un impatto visivo molto forte e una stimolazione sensoriale molto, molto forte. Ecco, ricordiamo poi che adesso cercate di tenere i vostri pazienti il più possibile svegli, quindi questa è anche una forma di intrattenimento, Certo. È un modo per scuoterli in senso piacevole. Infatti, però. Vediamo. Thank you.
Avreste mai immaginato dei piccoli, diciamo, concerti, insomma, in una sala di rianimazione? Quando si è trattato di mettere in pratica questa idea, c'era il problema di come fare. Allora ci siamo rivolti al liceo musicale di Brescia, questi sono ragazzi del quarto o quinto anno del liceo musicale, quindi ragazzi molto giovani, che sono rimasti, in accordo ovviamente con i loro professori, sono rimasti loro stessi entusiasti di fare questo lavoro. Pensi che dovevano partire da Brescia, venire da Senzano, quindi abbiamo fatto una convenzione con la nostra azienda, con la loro scuola, e loro sono rimasti veramente entusiasti anche per l'esperienza umana che hanno avuto. Perché sono tutti molto giovani, quindi è un'esperienza forte questa. In una clip si vede anche una professoressa, perché anche i professori poi hanno chiesto poter intervenire. Non c'è in questa clip, ma poi sono venuti anche i loro docenti. Questa signora forse? Sì, no. Questa signora, infatti, si vede che... È una dei loro professori. Poi è più grande. Sono venuti anche altri. Ma che bello, veramente bello, complimenti. Perché c'è stata una interazione dei musicisti con alcuni pazienti. Alcuni pazienti hanno addirittura chiesto delle canzoni. Sì, hanno commissionato anche magari la loro canzone preferita, bellissimo, sì. Abbiamo avuto in questo periodo... Non avrei mai immaginato che dei pazienti ricoverati in terapia intensiva, in rianimazione, potessero interloquire, quindi interagire, insomma. Quelli più svegli sì. In questo periodo avevamo ricoverato un malato proveniente dal Sudafrica, che era da noi con i suoi familiari, che erano presenti durante una di queste... performance, chiamiamole così. Esatto, performance, sì. E sono rimasti talmente colpiti loro, sudafricani, che alla fine sono venuti a chiederci quant'era da pagare il biglietto. No, che carini, che carini davvero. Guardi, è molto bello, è veramente molto umano, e state sicuramente andando nella direzione giusta. Quello che è auspicabile che questo flusso di energia, di idee e di esperienze, ecco, confortate poi anche dai risultati, perché poi alla fine quello che conta è che tutto questo faccia bene al paziente, alla sua famiglia o ai suoi cari. Che sia tutto, come posso dire, esportato, che diventi un modello, ecco, in tutti i reparti di tutto il paese. Però. Questa iniziativa in particolare, siccome è stata poi pubblicata su una rivista di terapia intensiva letta in tutto il mondo, ha suscitato molta curiosità. Ecco, qui c'è il nostro articolo, una parte del nostro articolo. Mi hanno scritto dagli Stati Uniti, dalla Vanderbilt University degli Stati Uniti, mi hanno scritto da un ospedale di Parigi e da uno di Amsterdam, incuriositi. Volevano sapere come l'avevamo realizzata, che tipo di musica suonavano, chi sceglieva la musica, molto dettagliati. Sì, no, perché loro sono più pragmatici, cioè, soprattutto gli americani sono più pragmatici di noi, quindi sono andati al sodo. Ma che musica avete suonato? Ovviamente avete come scelta, a parte poi la predilezione o le richieste dei pazienti, avete scelto una musica... Certo, tranquilla. Sì, certo. No, perché anche, diciamo, anche la musica può produrre degli effetti, delle onde per il nostro cervello, no? Si dice. Ci sono studi di musicoterapia vera, sì, e propria, anche applicati ai malati di terapia intensiva, mettendo in relazione il tipo di musica con le onde elettroencefalografiche che venivano indotte oppure stimolate. Certo, allora adesso abbiamo l'ultimo stacco pubblicitario e poi rientreremo ascoltando le altre due interviste a Maria Maddalena Vitrano, che è un'infermiera di terapia intensiva, e Elisabetta Rizzoni, che è il coordinatore infermieristico del blocco operatorio di Desenzano, al quale mi pare di capire che siete intrinsecamente collegati. Perché la nostra disciplina è anestesia e rianimazione, per cui noi lavoriamo tutti sia in terapia intensiva che in sala operatoria. Quindi ed è meglio favorire il più possibile le connessioni e le comunicazioni, perché va sicuramente a vantaggio delle cure. Ah, perfetto.
Uno stacco pubblicitario velocissimo e poi siamo di nuovo qui insieme, in diretta. Eccoci qua. Allora, sì, la trasmissione, posso dirlo un po' anche dalle telefonate, per la verità poche, ma dato il tema sono più che soddisfatta. Comunque abbiamo centrato l'obiettivo, quello di farci tutti riflettere su come la vita possa metterci di fronte a queste situazioni impreviste, estremamente drammatiche, estremamente coinvolgenti, quanto parlare di questi temi sia necessario, perché cerchiamo sempre così di accantonare le cose che ci fanno paura. Ad esempio, abbiamo citato prima la morte, che purtroppo è presente in questi reparti, perché sono molte le vittorie e successi, ma è inevitabile che ci siano anche persone che non ce la fanno, e quindi la morte c'è, aleggia proprio. E qualche telefonata la passiamo, è molto bella. E qualcheduna invece, ad esempio una signora da Caserta che non vuole però essere mandata in onda, ci dice, dottor Petrucci, che vorrebbe ancora che lei parlasse di morte cerebrale, perché lei ha letto, e dagli studi che ha letto lei ritiene che sia una finzione, quindi è in una posizione di, diciamo così, di polemica, di rottura riguardo agli espianto degli organi. Ecco, io da lei voglio solo sapere, quando un organo viene espiantato, ad esempio penso al cuore, che è stato il primo organo espiantato, come si procede, cioè che cosa si inietta? Lei ci diceva prima che non sa bene che cosa avviene. Ma lì c'è una morte cerebrale, avvertono, cioè, ci sarà una percezione di dolore. Come proteggete queste creature? Morte cerebrale significa, bisogna dirlo e ribadirlo ancora, è morte di tutto il cervello. Il cervello, se mi permette questa piccola digressione anatomica, è formata da due parti fondamentali, una parte più bassa e una parte più alta. Quella più alta, che poi soprattutto la corteccia cerebrale, quella che ci dà le funzioni cognitive, no? Ci consente l'autocoscienza, la possibilità di relazionarci, eccetera. La parte più bassa invece è quella che regola le funzioni vitali semplici, il respiro, il battito del cuore. Quelli che vanno in automatico, esatto. A cui pensiamo. Nel cosiddetto stato vegetativo muore la parte superiore, ma non muore la parte inferiore. Quindi il soggetto non è più capace di relazionarsi. Ok. Si chiama stato vegetativo perché assomiglia ad un vegetale, purtroppo. Ma tutta la parte bassa del cervello, che regola le funzioni vitali, è viva. Questa non è la morte cerebrale. E noi siamo in grado di distinguere molto bene quale parte dell'encefalo del cervello è morto. Nella morte cerebrale deve morire anche la parte inferiore. Quindi anche quella che si chiama tronco dell'encefalo, la parte più bassa, perde la sua funzionalità. E questo si può vedere tramite studiando alcuni riflessi. Ma la legislazione italiana è talmente garantista che non è sufficiente questo. Non è sufficiente avere un'emorragia che devasta tutto il cervello, non è sufficiente avere un trauma che ha devastato tutto il tessuto cerebrale. Non è sufficiente che tutti i riflessi siano perduti, bisogna anche che tutta l'attività elettrica sia assente, ma assente significa zero. Per cui noi per 6 ore controlliamo, per 2 volte in queste 6 ore, l'elettroencefalogramma. Questa è una ulteriore conferma che tutto il cervello è morto. Tutto il cervello è morto significa che non c'è possibilità di tornare indietro. E quindi a questo punto l'organismo è destinato poi a morire completamente anche con l'arresto del cuore. È già morto. Quando si ferma anche il cuore, i tessuti vengono poi ad essere deteriorati. Il prelievo d'organi si fa a questo punto, quando il cervello è morto, ma tutti i tessuti e gli organi sono ancora in attività, per cui possono essere prelevati e trapiantati. Ma non è mai tenuti in attività dalle vostre macchine, quindi. Certo, non è mai accaduto che
un soggetto in morte cerebrale si sia svegliato. È accaduto che stati vegetativi possono avere avuto delle variazioni fino a recuperare un minimo di coscienza. Quello sì, ma quello noi non... Poi noi siamo ulteriormente garantisti, voglio rispondere a questa gentile signora, che sappiamo che ci sono alcuni farmaci, addirittura le dico, ci sono alcuni veleni di serpenti che possono mascherare... Simulare proprio. Esatto, simulare una morte cerebrale. Noi sappiamo benissimo che esiste questo, lo sappiamo talmente bene che in caso di apparente morte cerebrale in cui non c'è una lesione dell'encefalo ma c'è un'assunzione di farmaci o c'è il morso di qualche animale particolare, non possiamo procedere all'accertamento della morte cerebrale, ma solo quando c'è una lesione devastante e irreversibile del cervello. Questo per rispondere a tutti i dubbi e anche a queste associazioni che appunto si denominano contro la predazione degli organi. E invece avremo una telefonata di una mamma che ha donato organi della figlia. Allora, intanto però chiedo, mentre la regia procede con contattare questa telespettatrice che si chiama Anna Maria da Varese, c'è già. Vedo già il segnale, poi vedremo le interviste degli infermieri, a cui tengo molto. Parliamo con Anna Maria? Sì. Buonasera signora. Buonasera signora. Allora io purtroppo ho dovuto passare tutto quello che ha spiegato il professore, perché nostra figlia è mancata per un incidente stradale. E inizialmente, come diceva appunto il professore, c'è il dubbio se donare o meno gli organi, e poi ti rendi conto con tanto dolore, con tanta forza anche, che adesso a distanza di tempo, di 15 anni, io dico che è la cosa più bella che abbiamo potuto fare per ricordare Federica. A Federica sono stati espiantati tutti gli organi, il cuore aveva 17 anni, incidente stradale, è stato spiantato il cuore, il fegato, i reni e gli occhi, le cornee. E quello che io volevo però dire è che in mezzo a tutto questo dolore, a questo dono che noi abbiamo potuto fare, anche parlando, così io vado spesso a parlare della donazione degli organi nelle scuole, la prima domanda che ti fanno tutti: ma tu sai a chi sono andati gli organi di Federica? Ecco, questa è una domanda che tutti si pongono e che tutti, purtroppo è difficile da capire, devono rendersi conto che questo è un dono che si fa e che la legge non permette di sapere a chi sono donati gli organi. E a distanza di tempo io mi rendo conto, forse i primi tempi dicevo, ecco, mi piacerebbe sapere chi è quella ragazza alla quale abbiamo donato il cuore oppure gli altri organi. A distanza di tempo io dico a tutti, sono sicura che Federica vive ancora. Ecco, perciò è una cosa che ti viene spontanea dal cuore il dire: Federica vive in altre persone, e a distanza di tempo dico, ecco, è stata una cosa ben fatta. Ecco. Bene, questo è importante, che lei sia contenta nel ricordo di sua figlia, questo gesto di grande generosità, proprio penso che sia. Ecco, però, perché diciamoci la verità, siamo... Giustamente la legge dice che non... Sì, che la legge dice, è così che dice la legge, che non è possibile mettere in contatto la famiglia del donatore. Sì, io saluto Anna Maria, guardi, sì, lei ecco, è commossa. Ascolto il professore della televisione, la ringrazio. Così ricordiamo il suo angelo, Federica. Va bene, grazie. Perdere un figlio così, eh. Allora, tutti ci teniamo all'integrità anche, non so, noi abbiamo il culto del cadavere, noi italiani in modo particolare, solo negli ultimi anni si è proceduto anche, ci sono molte scelte di bruciare il corpo, insomma, di fare la cremazione.
E quindi posso immaginare anche cosa significhi in un momento così doloroso pensare che anche vengano fatti dei tagli e venga portata via una parte. Insomma. Mentre voi avete un successo anche sotto questo aspetto, no? I numeri riguardo alle donazioni degli organi nel vostro centro sono più elevati della media, quindi c'è qualcosa nella vostra comunicazione, non lo so, qualcosa che funziona meglio, che convince le persone. Sì, innanzitutto volevo rivolgermi alla signora Anna Maria rendendole il mio tributo. Per un gesto di generosità. E noi vediamo spesso che è difficile nel momento in cui il dramma accade, ma nessuno si è mai pentito di averlo fatto, come ci testimoniava anche la signora Anna Maria. Sono questi gesti di generosità che rendono grande una persona. E noi abbiamo, me lo lasci dire, un primato in Lombardia. Noi siamo un ospedale di provincia di medie dimensioni, non abbiamo i numeri che per questo vi abbiamo scelti. Che ha per esempio l'ospedale civile di Brescia. Sì. Quindi facciamo un numero, siamo i secondi in provincia di Brescia come numero di prelievi dopo l'ospedale civile. Però sì. Insomma abbiamo un record diciamo di diverse decine di prelievi da alcuni anni. Ebbene non abbiamo mai avuto una negazione al consenso. Cioè il consenso non ci è stato mai negato da parte dei familiari, mai, zero. E ogni volta che lo abbiamo chiesto ci è stato dato. Tenga conto che su scala nazionale il diniego alla donazione è intorno al 25%, 27%. In Lombardia è intorno tra il 20 e il 25, si attesta intorno al 23. Quindi ancora esiste uno su cinque viene dei potenziali donatori non riescono a donare perché non viene dato il consenso. Allora, noi attribuiamo al fatto che la politica, torniamo ancora al nostro argomento, la politica di rianimazione aperta fatta in questo modo favorisce moltissimo il rapporto di fiducia. Sì, e allora elimina il sospetto. Questo deve essere, ha ragione. Elimina il sospetto perché molte delle persone che dicono no, 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 non è perché non credono alla morte cerebrale, così, ma perché pensano chissà cosa stanno facendo in questo momento a mio padre o a mio figlio, mentre le porte sono chiuse, lo stanno facendo morire deliberatamente per prendere gli organi. Questo è il sospetto che va eliminato. Ma questo si può eliminare soltanto se tu porti dentro i familiari che guardano che cosa stiamo facendo. Noi poi siamo anche aperti sempre ad eventuali consulenti di fiducia dei familiari che vogliano discutere con noi il caso nello specifico clinico. Sì, ecco, perché qui siamo proprio alla fine della vita, quindi è il momento proprio più delicato. Volevo anche dire un'altra roba, è vero che il corpo viene aperto per il prelievo, ma alla fine non si vede assolutamente nulla. Cioè viene ricomposto tutto e non c'è nulla di diverso da una cicatrice chirurgica. Io sono una mamma e una nonna e quindi so cosa vuol dire il corpo di tuo figlio, il corpo del tuo nipotino, quindi questi poveri genitori che hanno provato queste cose forse hanno proprio anche bisogno di essere rassicurati in questo senso. Certo. Ad esempio Anna Maria, la cui figlia ha dato praticamente tutto quello che si poteva donare, il fegato, il cuore, tutto. Le cornee, i reni. Il problema di conoscere o non conoscere il ricevente esiste. Sì. Anche noi abbiamo avuto da parte di alcuni familiari di donatori con insistenza a chi vanno, ma neanche noi sappiamo a chi va. Possiamo dire che età hanno, dove è stato trapiantato, poi a volte alcuni fanno delle associazioni. Leggono i giornali, giornale, lo so, è umano. Così. È umano. Qualcuno riesce ad individuarlo. Li leggiamo anche su alcune riviste che si incontrano. Tradizionalmente, diciamo, in genere si consiglia di non metterli in contatto, però anche questo sta un po' cambiando. Bisogna vedere che tipo di coinvolgimento c'è, poi sa che ci sono molte persone che pensano che anche il ricevente resti influenzato
cambi modo di percepire le emozioni, ad esempio, è un altro filone da indagare anche questo, molto bello. Stiamo facendo tardissimo, un'altra telefonata ce la possiamo permettere? Sarebbe il signor Gianfranco, nativo di Alassio, ma ormai residente a Como, perché è colpito da una malattia, una distrofia muscolare. E lui vuole parlare a proposito di quanto l'ha colpita la nostra trasmissione, il vedere questo reparto aperto. Ecco, quindi non vuole parlare della sua malattia, ma di quanto si sia sentito coinvolto. Vediamo se riusciamo. E abbiamo sempre anche le interviste ai suoi due collaboratori, perché è giusto avere questo team che sia molto unito, cioè si lavora bene, come giustamente lei ci ha spiegato, se si è motivati, se si è anche tenuti insieme da un progetto proprio. Vedo che tutti sono orgogliosi. Fatemi sapere allora se abbiamo la telefonata, se no mandiamo in onda già la prima intervista all'infermiera Maria Maddalena Vitrano e poi l'intervista. Prego. Cioè poi la telefonata. Siamo nella nostra sala induzione dove accettiamo tutti i pazienti in ingresso prima dell'intervento chirurgico. Soprattutto siamo nella postazione dove alloggiamo i bambini, in quanto abbiamo nel nostro blocco operatorio questa novità che è uno schermo dove proiettiamo dei cartoni animati per tenere i bambini più in sintonia, più tranquilli, come se fosse un ambiente familiare, per diminuire l'impatto con l'atto chirurgico, perché per evitare che si dimostri un trauma. Qui il bambino arriva che è già praticamente pronto per entrare in sala operatoria? No, arriva dal reparto dove prima lo accettiamo, facciamo tutta la nostra parte burocratica, lo portiamo qua, gli lasciamo i suoi effetti personali, giochi o quant'altro per mettere un ambiente familiare e dopo iniziamo le procedure per indurre l'anestesia prima dell'ingresso in sala operatoria. Ecco, questa visione appunto di un cartone animato, cosa che loro guardano sempre comunque in un ambiente domestico, immagino che li tranquillizzi molto. Molto, sì, è un buon metodo per diminuire proprio l'impatto che hanno con l'attività operatoria di aghi o di traumi che possono influenzare emotivamente il bambino. Per cui l'ingresso accompagnati con i loro oggetti personali, i cartoni animati, magari altri oggetti che i miei infermieri, che dopo li spiegherà bene, procediamo con praticamente tutto un ambiente proprio familiare tranquillo per tranquillizzare il bambino nel limite del possibile, per evitare i traumi di interventi chirurgici. La visione del camice bianco dei dottori tante volte li spaventa, invece la visione del film gli sembra proprio di stare a casa. Quali sono i cartoni che vanno per la maggiore? Gli Aristogatti, Peppa Pig, e poi dipende, i Cars per i maschietti sono veramente dei sedativi potenti per i bambini, sì. Ecco, una stanza tra l'altro davvero molto importante, perché voi siete molto molto organizzati, abbiamo visto dei cassetti colorati, che cosa significano? Significa che abbiamo questo carrello pediatrico che ad ogni colore corrisponde il peso del bambino, questo aiuta molto nell'indurre proprio le attività anestesiologiche, perché ad ogni cassetto corrisponde il peso e a seconda del peso del bambino abbiamo tutte le dotazioni inerente alla sua conformità, per evitare di avere maschere magari troppo larghe, avere problemi durante la ventilazione o altre attività intraoperatorie. E il peso del bambino corrisponde proprio a un codice colore inerente a un metro che viene messo in parte al bambino. A seconda del peso, della lunghezza del bambino, corrisponde un colore. Noi apriamo questo cassetto e prontamente abbiamo tutto pronto, quello che è necessario per proseguire l'attività operatoria. Bene, sembrano cose ininfluenti, ma è giusto, cioè che i bambini abbiano cose adatte alle loro dimensioni. Allora, abbiamo fatto un errore, questa non era Maria Maddalena Vitrano, ma era Elisabetta Rizzoni, che è appunto un coordinatore infermieristico del blocco operatorio di Desenzano, e si parlava appunto del momento delicato per i bambini prima di entrare in sala operatoria. Adesso parliamo con il signor Gianfranco, pronto? Sì, buonasera. Buonasera, allora, come intanto sta adesso? Intanto vi ringrazio della delicatezza con cui affrontate gli argomenti che riguardano la salute.
La salute è la cosa più importante che abbiamo, psicofisica. Io ho la distrofia muscolare e per un periodo della mia vita la malattia o sgradita compagna ha prevalso in una persona che ha sempre affrontato la vita in maniera molto attiva. Poi ho capito invece, anche se la mia prima biopsia muscolare a Milano è stata in un ambiente assolutamente grigio 25 anni fa, che la persona diversamente abile, non disabile, o se vogliamo ammalata, ma a me non piace questo termine, ha una potenzialità grandissima e lo ha dimostrato il filmato che sposo in pieno dei musicisti con le persone allettate. Io ho voluto fortemente in un centro di Milano, al centro clinico Nemo, che cura le patologie neuromuscolari, portare l'ARPA. L'ho voluto fortemente perché un ragazzo affetto da SLA, una volta durante un percorso nostro si poteva parlare nelle camere, digitando o meglio guardando le lettere, alla mia domanda qual è la cosa che ti manca di più, perché solo gli occhi potevano parlare, ma è come se parlasse in tutto il corpo che non poteva muoversi, mi ha detto la cosa che mi manca di più è il suono dell'arpa e del violino. E abbiamo, io ho fatto di tutto, Davide è un ragazzo di Como, ha portato l'arpa in reparto e il suono dell'arpa è arrivato in tutte le camere. Naturalmente con una gioia estrema di tutte le persone che erano nel reparto. E io voglio dire questo, non lasciamo e non pensiamo che la malattia possa fermare la vita di una persona, non la ferma. La vita di una persona è data, come ha detto giustamente il dottore e le persone che hanno testimoniato, dal supporto, dall'aiuto, dal desiderio di dare alla persona fino all'ultimo minuto e anche dopo, come hanno dato a me persone che erano molto più gravi di me, il desiderio di vivere e non di sopravvivere, perché la vita anche in quei momenti è vita e quindi il supporto fatto in questo modo la rende veramente un qualcosa di sereno, dà di nuovo una serenità. Questo l'ho provato io. Oggi mi sento una persona serena facendo qualcosa per gli altri e non piangendomi addosso oppure e pensando che comunque la vita è anche questa parte e bisogna affrontarla. Le facciamo tanti auguri, lei ha espresso dei pensieri bellissimi e ci fa piacere che abbia... Anche il dottore, guardi, le vuole parlare, Gianfranco. Signor Gianfranco, lei mi rende una persona felice, è la conferma della bontà di tutta la nostra impostazione, di tutto quello che stiamo facendo e che anche in condizioni difficili, no? Già lei con questa telefonata ci ha dato tantissimo e ci conferma in questa strada. La stessa cosa avete fatto voi a me, perché ho ascoltato e la signorina che mi ha poi dato la linea è stata gentilissima, si è un po' commossa. Bene, ma sì. Veramente noi dobbiamo capire il valore della vita anche nei momenti più difficili e questo supporto è fondamentale anche nella persona che noi crediamo più così impossibile nell'aiutare, non è vero, e l'aiuto che io ho avuto dalla persona più diciamo in difficoltà di me, più fragile, io non sposo la parola disabile, non la sposo, è stato maggiore di quello che io ho potuto dare, è stato un dare e ricevere meraviglioso e lo è tuttora. Grazie, continueremo a parlare con lei, veramente è piacevole la conversazione. Grazie a voi, spero di ascoltare sempre delle trasmissioni bene, così belle che ci aiutano ad affrontare il quotidiano e ci fanno sentire uniti e non soli, perché la solitudine è una condizione in quanto la persona magari trattante si sente solo, invece così non ci si sente soli. Grazie Gianfranco, davvero belle parole, no, ma ha ragione. Io sto frequentando molto gli anziani in questo periodo per una mia situazione familiare e vedo che la solitudine a volte diventa anche causa di malattia proprio. Certo.
Abbiamo bisogno, noi esseri umani, di relazioni, abbiamo bisogno di contatto proprio, contatto fisico. Quello che lei ha fatto di aprire, di permettere queste cose che erano considerate impossibili, un lavoro meraviglioso. Non lo so, ce la facciamo a vedere l'intervista a quella famosa infermiera che ho citato varie volte, che si sentirà esclusa dal nostro lavoro? Ditemi voi e poi le conclusioni. Ho visto già la lucetta verde del fine trasmissione, ma se riusciamo, se no comunque troveremo il modo per mandarle in onda Maria Maddalena. Eccola qua. Parliamo adesso dell'aspetto puramente pratico. Quando arrivano i familiari, come vengono preparati? Si mette ancora mascherina, guanti, calzari, camice? Ci ritroviamo in un contesto in cui le funzioni vitali sono fortemente compromesse e viene spiegato ai familiari ovviamente l'approccio al proprio familiare, che trovano comunque in un contesto in cui l'integrità cutanea e comunque visiva è compromessa. Quindi vengono date delle informazioni innanzitutto su come comportarsi a livello strutturale, e vengono soltanto viene spiegata la procedura sull'igiene delle mani, e viene spiegato e precisato che vanno lavate una volta entrati nel contesto dell'unità operativa e quando escono. Viene spiegato che possono accarezzare il proprio caro, possono avvicinarsi, e l'unica cosa che è necessario indossare è il scarpe, quindi calzari. Non è necessario indossare nessun altro presidio, a meno che non siano diagnosticate delle patologie a livello infettivo, e quindi anche in quel caso vengono spiegate tutte le precauzioni da adottare. Senta, immagino che lei, nel momento in cui appunto il paziente incontra il familiare, sia lì, che cosa nota? Noto all'inizio c'è una certa un po' resistenza da parte della famiglia, nel senso che vede il proprio familiare, come accennavo poco fa, con un'integrità cutanea compromessa, quindi lo vede con un tubo magari in bocca, con dei cavi che prima non trovava, connesso a delle macchine che non conoscono. Però ovviamente il nostro supporto è proprio quello di spiegare ed educare i familiari, e quindi di non aver paura, perché ovviamente la paura poi è generata dalla mancata conoscenza. Viene spiegato tutto a cosa serve, e quindi proprio il supporto della coscienza, del respiro, del circolo, e tutto ciò che comporta insomma la patologia in esame. Ecco, il fautore appunto di questo importantissimo progetto è il direttore, il dottor Petrucci, che ha introdotto anche una grandissima altra novità, che è quella della musica all'interno di questo reparto. Sì, abbiamo avuto parecchie volte in cui questo insomma nuovo approccio viene utilizzato, e quello appunto a cui noi abbiamo assistito è un miglioramento vuoi anche degli outcome degli assistiti, perché in questo contesto in cui le luci vengono sempre accese, il ciclo sonno-veglia molto spesso non viene rispettato, l'urgenza può capitare da un momento all'altro, è come ripristinare un qualcosa di naturale, di tranquillo, e quindi provoca rilassamento, ripristino dei ritmi circadiani, vuoi un po' anche come una sorta di calmante naturale in alcune condizioni. È soddisfatta di questo progetto? Sono soddisfatta. All'inizio devo ammettere che non è stato semplice, perché al di là delle abilità pratiche e delle conoscenze teoriche ci vogliono anche delle abilità a livello relazionale, però una volta implementato e quindi superate magari le difficoltà iniziali, quello a cui si assiste è un miglioramento sia a livello dell'assistito che a livello proprio dell'approccio della famiglia, e quindi da un punto di vista olistico una progressione, insomma un miglioramento continuo a livello di noi come operatori, ma anche del tutto il contesto che circonda il familiare. Possiamo dire che il calore umano è sempre terapeutico?
Sì, certamente sì. Quello che cerchiamo di trasmettere è un rapporto e creare una relazione empatica, quindi cercare di immedesimarsi nelle condizioni degli altri, senza ovviamente farci trascinare dalle emozioni, quindi cercare di bilanciare questo, che detto così a parole magari può sembrare facile, però in realtà è più complesso di quello che sembra. Abbiamo bella anche questa intervista che ci ha fatto capire bene, belli tutti, tutti motivati. Un minuto per lei, per concludere. È un'esperienza che ci ha insegnato tanto, soprattutto a osare, a non fermarsi e a capire dove si può creare qualcosa per il bene dei nostri malati. Un famoso scrittore, Peggy, diceva che adagiarsi troppo su una situazione è peggio della perversione, perché fa mancare la capacità di meravigliarsi e tutto diventa banale. E allora, dopo tutto quello che abbiamo detto, la cosa che, il messaggio che vorrei che passi è che cerchiamo di andare sempre avanti, no? Creiamo altre situazioni. Noi abbiamo già in mente altro per rendere ancora più umana questi ambienti, che non sono ambienti dove si viene a morire, ma sono ambienti dove si viene accolti, dove si cerca di riprodurre il più possibile l'ambiente domestico e dove non ci si sente mai soli. Quindi io la ringrazio ancora, ringrazio lei e questa emittente per avermi dato questa possibilità. Si figuri, è lei che ci ha dedicato il suo tempo, che si è fatto un viaggetto e che ci ha condiviso con noi proprio tutta la sua esperienza. Ha fatto grande piacere. Penso che anche per voi abbiamo un po' scardinato un tabù. Ecco, e da domani, augurandovi sempre di non fare direttamente questa esperienza, però saremo tutti un po' più forti e un pochino più fiduciosi. Grazie ancora e auguro a tutti tanta salute davvero.